Computer. Mi sentite bene? Io alzo il volume, ma tanto parlo io, quindi mi sento da sola. Buonasera, buonasera, tanto state arrivando, sono molto felice. Benvenuto a chi è la prima Zoom, magari è la vostra prima Zoom o la vostra prima Zoom insieme a me. Benvenuto a chi è la milionesima Zoom insieme a me. Benvenuto alla 300 miliardesima Zoom che faccio dalla mia attività con Juice Plus. Il punto principale della nostra attività è quello di avere esperienza, non è quello di fare clienti, non è quello di fare qualifiche, ma è quello di fare esperienza, perché l'unica cosa che ti porterà al successo è l'esperienza. L'esperienza dei no, l'esperienza di qualifiche fatte, qualifiche perse, l'esperienza di persone che entreranno in attività e che se ne andranno, l'esperienza di parenti che ti criticheranno, esperienze di persone che ti tireranno dietro e ti tireranno avanti, e noi là in mezzo come l'elastici sappiamo che cosa fare. Quindi la cosa principale da ricordare è chi sei, che cosa vuoi e perché hai iniziato Juice Plus. Questa è la cosa fondamentale che ti devi sempre ricordare. Come scegliamo una persona per la vita, come scegliamo un lavoro, come scegliamo qualcosa che ci emoziona, è quello che ci ricorda e che ci dà la via del successo, del cambiamento e dello stare bene. Questo noi lo abbiamo chiaro, molte persone di noi lo ha già chiaro, ma molte persone ancora viaggiano nel dire come andrà, voglio avere un'esperienza, voglio avere conferme. Io ti voglio dire che noi non siamo qui per avere conferme, noi siamo qui per avere successo, noi siamo qui per avere esperienze, noi siamo qui per avere una vita diversa da tante altre persone. Perché? Perché lo abbiamo scelto. E ricordatevi sempre che quello che scegliete è sempre qualcosa di positivo. E Juice Plus è la cosa più positiva e più bella che poteva succedere nella nostra vita. Abbiamo questo nuovissimo incentivo per le persone che sono già in attività, per le persone che hanno fatto la qualifica di QSSC. E noi abbiamo tutta la voglia e tutto il modo di riguadagnare, di ricostruire, di ricredere, di rivivere e gioire con Juice Plus e con tutte le nostre persone. Ma soprattutto il focus maggiore che abbiamo sono sulle persone nuove, sulle persone che dobbiamo ancora incontrare, sulle persone che ancora ci tirano e mollano. Ma non lo so, ma sì, ma no, non lo so. Ok, domani ti mando i dati e poi spariscono. Ok, dopo domani ti mando i dati e spariscono per un altro anno. Sparisce la posta, sparisce, non lo so, c'è qualche forza aliena. In realtà non c'è niente, ragazzi. C'è una persona ancora insicura, c'è una persona che ancora ti deve studiare, c'è una persona ancora che deve capire veramente se si vuole impegnare, che deve toccare il fondo. Io ho iniziato Juice Plus perché avevo toccato il fondo. Non mi riconoscevo più, non avevo più obiettivi, ero triste, non ero più io, non mi guardavo più allo specchio. Voi dovete ricordare, sempre questo ve lo dirò, noi dobbiamo essere la seconda prima scelta, perché la prima volta sarà un no, ma quando magari ci specchiamo allo specchio e non ci ritroviamo più, allora mi ricorderò di aver parlato con quella persona di Juice Plus, quella persona che è sempre sorridente, quella persona che ha raggiunto un obiettivo, quella persona che sta mangiando Juice Plus da tempo, quella persona che mi ha mostrato un gruppo dove le donne cambiano, quella persona che mi ha proposto un'attività, un'opportunità. E in un periodo di crisi, in un periodo dove tutto è fermo, dove non ho opportunità, allora mi ricorderò di quella persona. Ecco il nostro lavoro, far conoscere Juice Plus, farci conoscere e far conoscere l'opportunità Juice Plus. Perché nella vita arriverà quel momento, se voi avete parlato con quella persona c'è un perché. Nulla accade per caso. Non è accaduto? Per caso il mio incontro con Rita, il mio incontro con Paola, il mio incontro, chi c'è qua? Con Brunella, il mio incontro con Giovanna, con Sabrina, non è, con l'altra Sabrina, non è accaduto nulla per caso, con Ramona, adesso non voglio dimenticare con nessuno, ma è così. Ed è stato meraviglioso. Ed è stato qualcosa che abbiamo cercato, perché io ho cercato contatti, ma che loro hanno cercato. Cercavano un cambiamento. Voi mi dite, ma mi dicono tutti di no, non c'è nessuno interessato, nessuno mi contatta. Non ci sono i contatti, il mercato è saturo. Domanda, quante persone vogliono stare meglio?
Quante persone vogliono una buona forma fisica? Quante persone vorrebbero dedicarsi più tempo? Quante persone vorrebbero un futuro più bello? Quante persone si vorrebbero impegnare in un progetto, in qualcosa di stimolante? Voi vi dimenticate spesso la bellezza di Just Plus, perché guardiamo un po' i risultati, come quando iniziamo una dieta e dopo 2 settimane magari abbiamo rimesso 500 grammi. Porca miseria, non funziona. Ma tutto quello che avete fatto per arrivare lì, tutto quello che avete fatto per innescare quel bel viaggio di benessere, come vi siete sentite in queste 2 settimane? Questo è il bello. Che cosa è cambiato nella vostra vita quando avete incontrato Just Plus? E quello dovete parlare, portare sui profili, sulle stories, nelle vostre chiacchierate quotidiane con le persone offline. Quando andate a comprare un vestito, quando andate a fare la spesa, quando andate a farvi i capelli, quando andate viaggiate sul treno, sempre, perché io sono Just Plus. Perché tutti sono interessati agli altri. Chissà quello che farà nella vita. Chissà quella che farà nella vita. Bene, io parlo così da sola, in modo che tutti lo possano sapere. E questo è il punto. Noi porteremo nella vita delle persone tutto questo. Non portiamo dimagrimento. Perché il dimagrimento è legato solo a quel numero. Quante clienti ho perso perché lo seguite solo per dimagrire? Una volta che sono dimagrite o che non dimagrivano, le ho perse tutte. Anch'io ho avuto esperienze di tutto questo. Anch'io ho avuto persone che hanno preso il pacchetto e poi l'hanno rifiutato. Nemmeno gli è arrivato a casa, hanno fatto il reso. Ci sta. Se lavori, ci sono i sì e ci sono i no. Ci sono i momenti su e i momenti giù. Se non lavori, non c'è niente. Ma io vi dico che Just Plus vi rimane nel cuore, la missione Just Plus vi rimane nel cuore, ma soprattutto il sogno Just Plus vi rimane nel cuore, perché è l'unica volta che avete avuto una grande chance, è l'unica volta che avete una chance per cambiare la vostra vita. E da chi dipende? Dipende solo da voi. In nessun altro tipo di attività, né nella vita, ci sono cose che dipendono da noi. Un rapporto di coppia non dipende da noi. Una famiglia non dipende da noi. Nulla dipende esclusivamente da noi. L'attività Just Plus dipende esclusivamente da noi, dalla nostra energia, dal nostro focus, dalla nostra voglia di successo, dal nostro dare valore, dal nostro raccontare, dal nostro migliorarci. Quello che dovete vedere, che adesso riprendo un attimino il discorso di Fraser, che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Io ve l'ho tradotto un po' nella diretta Instagram, se la volete andare a vedere c'è la diretta Instagram sui miei video, sul mio profilo, e diceva c'è questo ponte del credo. Quando iniziamo noi siamo, diceva lui, loser, siamo perdenti. Perché? Avete clienti? Avete persone in attività? Sapete niente dell'azienda? Sapete come muovervi? Siamo loser! Tutti quelli che stanno prima di Just Plus sono perdenti, nel senso che non sanno. E anche io non c'avevo un cliente, non c'avevo una persona in team, non conoscevo Just Plus, ero contraria alle capsule, non avevo mai provato il prodotto, non avevo provato mai un pass sostitutivo, ero zero credo. Zero esperienza. E non è, sono svantaggiata. No, sei normale. Sei una start. Hai uno starter kit. Ok? Tutto da imparare, vivere, esperienza, lettera, testamento, bacio. Gira la bottiglia. Ok? Quindi, nel nostro viaggio Just Plus, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attraversare questo ponte. Dobbiamo fortificare questo ponte del credo, e solo quando tu arriverai a un grandissimo credo nella tua vita di Just Plus, è lì che raggiungerai il successo. Le tue esperienze, uno, diceva, sono 7 punti, adesso non so se me li ricordo a mente, poi casomai trovo la foto.
essere prodotto del prodotto. Se non mangiate Juice Plus, a chi lo, come lo raccontate? Se siete le prime voi che non credete nel prodotto. Cioè, noi non siamo qui con la valigetta a vendere, a fare rappresentanza, a vendere energia elettrica, a vendere qualcosa magari che non riesco a provo, che ne so, 10.000 computer, telefonini, poi comunque facciamo promozione di tutto quello che ci piace. Siamo qui a promuovere, non siamo influencer, non siamo pagate per fare post belli, non siamo pagate per fare pubblicità a Juice Plus, siamo pagate per far star bene le persone, siamo pagate per far cambiare la vita economica delle persone. Quello di cui parlo io oggi è il tuo successo, è il, ricordati che il tuo successo è il mio successo. Quindi è tutto nel mio essere portarti in alto, portarti ad alti livelli, come con la mia esperienza, come con i miei passi, come ascoltandoti, perché il nuovo porta sempre tantissime idee e tantissimo entusiasmo. Abbiamo bisogno di tutto. Quindi prodotto del prodotto, una cosa che non hai mai provato, devi fare esperienza. Sei dubbiosa? Ok, però hai scelto l'attività Juice Plus. Quello che mi ha salvato, quello che mi ha fatto avere grande successo è il fatto di dire ok, ho scelto Juice Plus, non la conosco, ci metto la faccia, mi impegno, so che funzionerà e amerò il prodotto. Poi poteva essere un prodotto schifo, che ne so raga, però l'ho mangiato, sono stata benissimo, ci ho avuto i risultati, cavolo, ho trovato qualcosa di meraviglioso, ho scommesso bene e faccio di tutto per avere successo. Quindi togliere assolutamente le alternative, togliere e bruciare i ponti. Perché se io dico, vedo come va, come vuoi che va? Dovete sempre mettere in esempio il percorso di dieta o la palestra, è la stessa cosa. Se voi non iniziate con un obiettivo, con qualcosa che vedete, ma vi rimane così difficile vedervi al grande successo? Vi rimane così difficile ricevere bonus o bonifici da 20.000 euro al mese? Non la realtà, togliete la realtà. Quello che volete voi, quello che desiderate voi, quello che scegliete voi. Scegliereste uno stipendio da 1.200 o un bonifico da 20.000 euro al mese? Scegliereste di incazzarvi dalla mattina alla sera o di dare comunque tanto valore e ne vale la pena per tutto quello che fate? Scegliereste di essere chiuse dentro quattro mura e fare quello che dovete fare nelle 8 ore? O creare, diventare, migliorare, essere su un palco, prendere il microfono, fare uno speech, chiudere una convention, raccontare la propria storia? Oddio, mi vergogno. Ah, leva la realtà. Sogna. Qual è il nostro motto? Lavora duro e sogna in grande. E voi non sognate. E Juice Plus ti darà tanto di più di quello che sogni. Ti può dare tanto di più. L'emozione, la realizzazione, la voglia. Questo è Juice Plus. Oggi abbiamo questo bellissimo incentivo che veramente si tratta di fare ciò che abbiamo già fatto. E siete in grado di farlo, di rifarlo ancora meglio, con grande esperienza, con più persone, con più emozione, con più voglia, ma anche con più bisogno. Oh, so sordi, raga. Ok? Questo è quanto. Secondo step, parlare ogni giorno con la tua upline, comunque con una persona che ha successo, con una persona che ha scelto Juice Plus, con una persona, parlare o comunque ispirarvi. Tutte le stories che facciamo, tutte le zoom che facciamo, tutto quello che vi proponiamo, non ho tempo. Allora, se non c'hai tempo, considera che le tue vibrazioni intorno a te quali sono. C'è qualcuno intorno a te che ti dice, dai che ce la fai,
C'è qualcuno intorno a te, dai, hai scelto la strada giusta, tu puoi farcela. C'è qualcuno che te lo dice? Dai, promuovi questo stile di vita sano perché puoi far star bene le persone. La gratitudine. C'è qualcuno intorno a te che te lo dice? No. Allora, non ho tempo per voi, ho tempo per chi mi ispira. Ho tempo per chi mi fa muovere. Ho tempo per chi mi fa sognare. Perdiamo 2-3 ore a guardare un film a piagne dei due e dei altri, ma chi se ne frega? Guardiamo Netflix fino alle 5 della mattina. Perché è appassionante, che te lascia? Qui puoi creare, puoi fare, puoi realizzare, puoi diventare. Questa è la cosa più importante, diventare. Chi vuoi diventare? Togli la realtà. Ah, ma io non so cosa diventare. Togli la realtà. Togli le pippe mentali. Chi puoi diventare? Chi vuoi diventare? Cosa ti senti destinata a fare? Io ho sempre saputo e sentito di fare qualcosa di grande nella mia vita. A Casale di Montefalco. Che non lo conosce nessuno, sperduto, manco Google Map te lo dà. Se non gli dai via Beata Giovanna. Chi? No, spero di diventare uno di voi. Sono già se stai qua dentro sei una di noi. Se non c'è il codice scrivi subito. Se c'è il codice ammazzerò la tua app, ricordatelo, perché così è un po' brusco. Brusco l'ambrusco. Questa è la cosa importante dove partire. Chiediamo sempre, facciamo questo piano d'azione, dai ti dico che cosa fa. A me non me l'ha detto nessuno che lo dovevo fare. Se aprite il negozio, chi è che vi dice quello che dovete fare? Solo se state in franchise, allora dovete fare quello che ti dice il brand. Ma se tu apri un negozio, un caffè, un ristorante, ma chi te lo dice quello che devi fare? Ragazzi, secondo voi che cosa dovete fare? Ve lo siete mai chiesto che devo fare in Juice Plus? Non lo so. Che dovete fare? Mangiare? Condividere? Creare contatti? Trovare clienti? Trovare persone che entrano in attività? Fare squadra? Fare successo e far fare successo? Ma è difficile. Io le dirette non le faccio, i video non li faccio, le foto mi faccio cagare. Il problema grande è che voi non avete investito niente in Juice Plus. Se avevate investito 200, 250.000, 50.000 euro, voi a piangere addosso. Vi mettevate il cartonato qua davanti dei Juice Plus, comprate, provatemi. E andavate in giro. Ma va bene così. Perché Juice Plus non ti chiede chissà che cosa. Ti chiede di sognare. Ti chiede di impegnarti, ti chiede di crescere, di migliorare, di stare bene, di diventare gnocca, di diventare ricca. No, non fa per me. Lo vedete come sgranellate tutto nella negatività quando tutto è positivo? Mentalità, ecco a che servono i corsi di formazione. Ecco se vi dico Tony Robbins, porca miseria, la cosa più grande che mi ha insegnato Tony Robbins, la responsabilità. Tutto quello che ho è mia responsabilità, è mio merito. Dipende solo da me. Oggi le faccio le azioni sì, non le faccio no. Cioè, questa attività è sì no. Non è, ma non lo so se sono adatta. Ma di che cosa? O come iniziare la dieta? Non lo so se sono costante. Ascolta, vuoi cambiare la tua situazione? Sì o no? Sì, ma sì o no? Sì. Così si diventa direttrici.
direttive. Perché la situazione brutta, tra virgolette, è la loro. La situazione da cambiare, tra virgolette, è la vostra. La mia? Migliorare. Sempre e comunque. Cioè, se vi mettete in testa questo, cambia tutto. Cambia tutto, raga. Se no starete sempre a fare pippe mentali, pensieri, paure, e non vi muovete. Ci sono delle ragazze che sono in attività e ancora non hanno fatto niente. Un post, una niente. Perché? È un lavoro. Che fai? Vai a lavorare e guarda, oggi non mi presento, domani non lo so se mi sento all'altezza di presentarmi. Non dovete fare video, stories, selfie. Capisco che è difficile all'inizio. Io nel mio primo mese non ho messo mai una foto mia. Quando ho messo una mia foto è cambiato tutto. Perché poi, allora, vai sui profili delle ragazze prima di entrare. Oddio, ciao, ma entro in attività? No, non riesco a fare i selfie. Che cambia? Che cambia? Tu dimmi che cambia. Lo sapete che cambia? Perché se adesso faccio un selfie ci guadagno. Ah no, scusa, che sei entrata per marchette, non lo so. Il discorso è, cioè, tutto mentalità, raga. Io adesso, se faccio qualcosa, è perché devo guadagnare. No. È ovvio che io dico sempre, non sto a fare Santa Maria Goretti. Beh, io so che il mio messaggio può aiutare tante persone come ha aiutato me. E ricordatevi sempre voi perché l'avete iniziato, perché l'avete scelto. Non c'è lucro. Non c'è lucro. Non è solo a Vanna Marchi che te vengono il sale dell'Himalaya che te fa dimagrire 20 kg. Ok? Perché se ragioni così, tu pensi di essere Vanna Marchi. Allora sto facendo qualcosa di brutto perché entro nelle tasche delle persone. Oggigiorno tutti entrano nelle nostre tasche. Tutti. Raga, l'online oggi e Facebook, che è nato così per socializzare, è solo per prenderci dati e per farci diventare dei numeri e dei clienti di qualcuno. Non si tratta di essere arrivisti o senza principi, perché noi non siamo senza principi. Che se stavamo a vendere, vendevamo tanto, raga, perché ehi, ho un bruciagrassi top. Invece no, noi siamo qui per educare, per farli cambiare, per fargli credere in se stessi, per fargli credere in una sana alimentazione, per occuparsi di sé e della famiglia. Raga, se ancora non l'avete fatto, andate a leggere sul sito Juice Plus. Che c'è scritto? Là c'è tutta la tua attività, tutto quello che devi fare. Tutto, in parole semplici. La famiglia, lo sport, il mangiare bene, integrare, avere più tempo, avere più denaro, avere un piano A, un piano B che può diventare un piano A. Costruire relazioni. Costruire una squadra, far star bene le persone, soprattutto tu al centro di tutto. Questo è. Se qualcuno di voi in questo momento sta pensando questa la fa facile, chiude e esca. Io non conosco la parola facile. Io conosco la parola bello. Conosco la parola impegno. Conosco la parola soddisfazione. Conosco la parola credo. Se ogni giorno ognuno di voi potesse ascoltare le mie parole, come cambia? Come affronterebbe le critiche, le obiezioni? In maniera diversa. Ogni volta che ascolto Tony, ogni volta che vado, cioè Tony da Tony, è tutta un'altra vita. Poi però la strada, cioè raga, la mediocrità ci abbassa, la normalità ci abbassa. I problemi ci buttano giù. Il nostro lavoro è quello di stare sempre sopra i problemi, di essere sempre sopra, migliori, forti. Tanto lo siamo comunque nella vita. Quanti pesi portate sopra le spalle?
Portate il peso del benessere, portate il peso del successo, portate il peso della realizzazione, portate il peso della soddisfazione. Non vi capirà mai nessuno, finché poi non vi chiederanno: lo voglio fare anch'io. Questo è quanto. Noi saremo il bersaglio di tutte le mamme a scuola. Tutte. Nessuna esclusa. Ma va bene così. Poi queste mamme ci chiederanno. Se non ci chiederanno, ciao, faccio la mia vita. Non dobbiamo essere uguali per essere accettati. Dobbiamo essere noi stessi. Se avete scelto Juice Plus, qualcosa di grande volete fare. Qualcosa di bello l'avete visto. Chiudono tutte alla fine. Questo è quanto. Quindi il piano d'azione sì, ma il piano d'azione è parlare con le persone. Domani, no, domani abbiamo una Zoom con il QSSC, il 18 non mancate alla diretta sui contatti. Ci abbiamo fatto già una power e già avete smosso il mondo, io sono felice, ma voglio che tutto il mondo possa fare quello che vi dico di fare, che anche io non ho mai fatto. Ok? Assolutamente. Noi ogni mese non dobbiamo fare grandi cose, raga. Io sono una persona veramente da 100 clienti al mese. Sono una persona da 20-25 persone nuove nel team al mese. Ma non l'ho mai chiesto a nessuno. Quello che dobbiamo fare, il network è che cos'è? Tante persone che fanno poco ma che costruiscono. Pensate a costruire una casa. Io posso mettere tutti i mattoni, ma se siamo 100.000 persone e mettiamo un mattone per uno, la casa si costruisce uguale? Si costruisce in meno tempo? Si costruisce con meno fatica? Il risultato è lo stesso? Sì, solo che se lo faccio da sola, sono morta. Può capirsi pure che mi ammalo. Se lo facciamo in 100.000, un mattone per uno, penso che va portato via chissà quanto tempo. L'obiettivo mensile da raggiungere sono sempre 1.000 punti, cioè almeno 2 clienti e una persona, 2 persone, 3 persone in attività. Il nostro lavoro è costruire reti, network marketing è rete, network significa rete, costruire. Dovete trovare il modo di raccontarlo in poche parole, di farlo capire in poche parole. Non vi preoccupate di tutte le domande che vi fanno. Le domande, più rispondete, più faranno altre domande. Cosa c'è da capire quando vi chiedono che lavoro fai? Qual è la difficoltà della spiegazione del lavoro che fai? Faccio network marketing. Ah, è una piramide, sì. Vedevo sempre il video di Fraser che diceva: tu pensi che il network sia una piramide? Guarda qui, c'è il direttore, i manager, lo staff, e c'è sempre una piramide. Non è una piramide, perché la nostra struttura è così. Non è che ci sto sopra io e sotto così. Ci sto io e ci sta tutto. Il mio team, così. Ad albero. L'albero dà la vita. L'albero ha bisogno di tutto. Di ogni parte per crescere. Voi dovete sentire il desiderio di creare, di dare. Quando ascoltate le storie sul palco, di che cosa raccontano le persone sul palco? Chi ringraziano le persone sul palco? Ma la cosa più grande è che uno è grato alla vita, poi a tutto quello che gli è successo, a tutte le persone che ha incontrato, soprattutto all'azienda, Juice Plus, allo sponsor e al team che costruisce e crea insieme, che crede, che cresce, che lotta insieme. Quindi la base di ogni mese, dove voi dovete essere soddisfatti, diventerete sempre più bravi, sono questi.
partire anche da un cliente. E se tu stai qui da un mese, due mesi, tre mesi, non ho fatto ancora un cliente, ma che problema c'è? Che problema c'è? Sei qui per imparare. Il network è una scuola. È una scuola. E se mi chiedo no, dove sto sbagliando, non sbagliate da nessuna parte. Sbagliate solo se non fate azioni? Sbagliate solo se smettete di fare azioni? Il network è come una sana alimentazione. Se mangi bene tutti i giorni e mangi bene, i risultati, avrai risultati che non ci hai mai avuto. Se un giorno mangi bene, poi sgarri, un giorno mangi bene, poi sgarri, sei come prima. È un lavoro. Tu firmi per questi bonus da 157.000 euro. Tu firmi per diventare PMD Plus. E c'hai l'opportunità di farlo. Seminando, costruendo, crescendo, facendo le azioni. Io vi dico per esperienza che chi non ha raggiunto, chi non ha ancora in questo tempo, ma lo raggiungerà, è perché si è fermato, è perché si è raccontato tante cose, è perché ha pensato di non essere all'altezza. Ecco perché vi dico la mentalità è la cosa più importante del mondo. Si può fare in poco tempo? Sì. Ma si può fare anche in 10 anni. Cioè, voi se da qui a 10 anni diventate PMD Plus, che vi dispiace? Quindi non è una corsa. Ognuno ha i suoi tempi. Io ripeto, avevo investito talmente tanto mentalmente che per me non esisteva altro. Ho sacrificato, è stata una mia scelta. Tempo ai figli, il tempo alla famiglia, ho sacrificato tutto. Ma chi se ne frega? È stato anche un bene non avere amici. È stato anche molto un bene. Perché non ho dato peso a niente, alle parole di nessuno. Quello che dovete fare, ripeto, clienti, attività, clienti e persone. Dovete capire che chi compra Juice Plus, voi l'avete comprato Juice Plus? Deve entrare in attività. Deve conoscere Juice Plus a 360 gradi. Deve essere un membro del vostro team, perché lo è già un membro del vostro team. Vi crea fatturato. E invece che di una sola persona che ti porterà quel guadagno che sia di 10%, 20%, quella persona ti può portare almeno altri 10 contatti. Poi magari smette, ma intanto ti ha portato 10 contatti che tu non potevi portare. E magari ti porta una persona che veramente aveva bisogno di Juice Plus e che si incontrerà con te. Quindi il vostro focus è quello, è un martello, deve entrare in attività, deve essere nel mio team, devi vivere l'esperienza Juice Plus, parlate di esperienza Juice Plus. Cosa che trovate sul sito Juice Plus. Raga, un po' vi dovete formare. Voi volete andare a fare tutto senza sapere niente. Anche questo è sbagliato. Anche questo è sbagliato. Perché se voi non avete un minimo di sicurezza, poi ovvio al primo oddio mo che gli dico, non fa per me. Certo. Ci sono persone che a quel primo o mo che gli dico si vanno a informare e quindi crescono. Ci sono persone anche che si bloccano. Quindi un minimo di formazione. Uno, già mangia il prodotto e tutto. Perché sai che cosa stai proponendo. Alla più puttana, racconti la tua esperienza, che poi è quella che vende. Io non ho mai, insomma, non so quello che c'è sta qua dentro, quello che c'è sta qua dentro, quello che c'è sta qua dentro. Lo sapete che ci so? Quello che c'ho qua dentro. Quello meglio di me non lo sa nessuno. E quello meglio di voi non lo sa nessuno. Poi ispiratevi, copiate. Cioè, io quando sono entrata andavo dai migliori che mi piacevano,
prendevo e facevo tutto mio. La notte non dormivo, andavo a vedere. Io c'avevo il negozio, c'avevo il bambino di 13 mesi, c'avevo Maddalena, c'aveva 6 anni, raga! Ma non guardate sempre solo la punta dell'iceberg. Sapessi sotto quanta roba c'è? Andavo a dormire, caricavo gli ordini alle 2 di notte. Chattavo alle 2 di notte. Andavo ad ispirarmi a preparare alle 2 di notte perché era un desiderio impellente. La voglia di riuscire per una volta nella mia vita. Questo è fondamentale. Io vi posso dire tutto, vi posso dare le chat, vi posso dare i video, vi posso dire tutto. Ma al primo ostacolo voi vi fermate perché non avete questa certezza, questo credo, prodotto del prodotto. Parlare e ispirarvi alle persone migliori, sempre. Non guardate quelle peggiori. E non guardate le migliori, oddio, non sarò mai come lei. Allora non le guardate. Partecipare alla formazione è importante. Una serata così non è da perdere. Non è che dovete stare tutte le sere in Zoom, per carità. Ma anche un articolo, informarsi, andare sul sito. È formazione. È formazione. Ma non mi ricordo, l'avevo fatta. Io non ce l'avevo, ce l'avevi fatta tu la foto? Non mi ricordo i 7 step comunque. E lui diceva che ogni volta che farai un passo avanti, le persone ti tireranno indietro. Ma non lo fare, chissà che te stai a mangiare, stai a fare le truffe alla gente, guadagna solo quello sopra, guarda quanto guadagna, te guadagni niente. La zia della mia zia della mia zia della mia zia ha preso una capsula e è morta soffocata. Oh no! E tu, mannaggia. E se poi la gente sta male? Ma perché la gente non sta male? Fammi capire. Ma cara zia, se io sto bene e mangio giustas e sto bene, mangiatelo pure tu e sta zitta. Per dire. Dai, tanto che ti sei messa a fare queste catene di Sant'Antonio, queste piramidi. Bene, io e i miei, io ho detto, sono i primi che ho con mio fratello, Anna. Io ti ascolta, io ho trovato sta cosa, mi piace da morì, non ci ho capito niente, ma sono sicura che avremo successo. Venite con me? Sì, punto. Ah, ma quanto si guadagna? Nessuno mi ha chiesto quanto si guadagna, che non è. Non lo fatti parlare. Io ho detto, io non so niente. Però mi piace questa cosa. Assolutamente. Altro step, partecipare alle convention. La convention è tanta roba. La convention è vivere Juice Plus con 1000, 3000, 4000, 8000 persone che hanno avuto successo in Juice Plus, vogliono avere successo in Juice Plus, sognano in Juice Plus, sono vibrazioni proprio. Wow. È come andare a un concerto, siete stati mai a un concerto? Un conto ascoltare la musica, un conto essere ad un concerto, un conto vedere la persona che canta, il tuo cantante preferito. Quando ho visto per la prima volta Katy Revi, ah, così stavo, ah, meraviglia. Ho visto Jeff Roberti, wow. Ho incontrato l'azienda, ho incontrato le persone che vedevo solo online. Ho incontrato il team. Allora è reale, non è solo virtuale. Peccato non vi posso dare i boccatoni così davanti. Però questo, l'abbraccio, il profumo, l'odore, la parlata, i gesti, i tic, anche. Bello. In questa convention ho incontrato Ernesto. Raga. Volevo incontrare Ernesto, sono stata felicissima. Poi la Schunkel, Elisabeth e le altre le avevo incontrate in EPAC, ma se non le avevo incontrate in EPAC era la prima volta che le vedevo. Sempre un'emozione. Ho visto la premiazione
del PMD Plus di Claudia Convocò, quella che ha parlato ieri per primo insieme al marito. Che emozione, raga. Poi lei alla fine è scesa, è andata a baciare lui, cioè bello, bello. Tutto il video delle persone che, che lo ringraziano, dice, te lo meriti, eh. Eppure il PMD Plus l'ha fatto lei, mica l'hanno fatto loro. E tutti tifavano per lei, tutti tifano per noi. Perché? Perché gli hai dato l'opportunità, perché senza di te non avrebbero conosciuto questo mondo. Perché tu gli stai insegnando tante cose, ma prima le devi imparare tu. Ovviamente. Poi non mi ricordo che diceva, porca miseria. Erika, ti ricordi tu? Visitare l'azienda, andare a una convention, fare un nuovo, ovviamente fare un cliente al mese, parlare dell'attività tutti i giorni, fare un nuovo partner al mese o tutti i giorni, era sa che l'abbiamo detto tutti, e conoscere l'azienda, questo del conoscere l'azienda, anche Chicago, che ci porteranno a vedere dove fanno il prodotto, per me è una meraviglia vedere finalmente dove nasce Juice Plus, come nasce Juice Plus, vivere queste cose. Raga, voi dovete stare qui per vivere le esperienze, poi tutto verrà da sé, ma quando c'è la possibilità di stare insieme, di vivere l'azienda, di vivere il team, non vi dovete tirare indietro, non vi dovete raccontare scuse, bambini, non bambini, marito, non marito, quello è quello che vi darà una spinta in più. Ci sono persone che sono anni in attività e non sono mai venute a un evento. Non è detto che non andare agli eventi non ti farà avere successo, perché ci sono persone che hanno successo non essendo mai andate ad un evento. Ma te perdi tutto. Che cosa dai alle persone se non incontri le persone? Che cosa ti farà emozionare? Che cosa... sì, ho fatto successo perché sono una persona ambiziosa, ho lavorato sodo, a occhi chiusi, ma non ho capito niente di Juice Plus. Il piano d'azione è molto semplice, le azioni sono molto semplici. Adesso con il power, e dovete partecipare a queste power, sempre grazie a tutte le ragazze che se ne occupano, tutte le leader che se ne occupano, è un impegno. E tante volte vedere 10-14 persone su un team di 2000, sai com'è? Però non importa, per quelle 14 persone saranno i nostri futuri leader. La domanda è questa, vuoi essere un leader sì o no? Vuoi fare successo sì o no? Ah, ma non c'ho tempo. Vuoi fare successo sì o no? È solo una questione di scelta. Juice Plus è una scelta. E ogni giorno è la tua scelta. Fare o non fare, credere o non credere. E alla fine di questo ponte, tu arriverai al successo. E una volta che hai preso il successo, dovrai ripercorrere il ponte, prendere un'altra persona e fargli ripercorrere il ponte del credo. E ritorna indietro a prenderne un'altra. E un'altra ancora, e un'altra ancora. Tipo l'arca di Noè. A mappe quanto è stancante. Chi è che te paga così tanto? Molte persone pensano che chi guadagna tutti questi soldi non fa niente. Tutto a posto, venite avanti. Assolutamente. Ovviamente è un modo di vivere diverso. Io non sto a zappare la terra. Io non prendo insulti, se non dalle persone che non mi conoscono. Dal mio datore di lavoro, il mio datore di lavoro mi premia, il datore di lavoro mi riconosce, il mio datore di lavoro mi mette nuovi incentivi, il mio datore di lavoro fa il mio nome ogni volta che un membro del mio team fa una qualifica. Non si vive mica di solo soldi, si vive di sogni, si vive di riconoscimenti. Siamo nel mondo per essere riconosciuti, siamo nel mondo per avere un posto. Il mio posto è Juice Plus. E spero che ognuno di voi
possa vivere questo posto. Non c'è nessun altro posto che io veda nella mia vita se non Just Plus. È proprio come i miei figli, come ha detto Stefano, nella, no? Nella pandemia le cose più importanti che sono rimaste sono la famiglia e Just Plus. Nella vostra vita deve diventare fondamentale Just Plus, necessario, intoccabile, intoccabile. Vedete che nessuno vi dice più niente dei parenti vostri, come aprite, zitti. Questo è quanto. Intoccabile. Ultra hooligans di Just Plus. Raga, ho dimenticato qualcosa o devo dire altro di quello che era previsto in questa piccola Zoom dove ho parlato 10 minuti, un'ora, ho detto parlavo 10 minuti e basta, non parlo più. Paola, aspetta che ti apro. Vai. Volevo dire solo una cosa, perché a un certo punto hai parlato di barca di Noè, l'arca di Noè. Ho sbagliato? È stato creduto, Noè, è stato preso per pazzo, però ha creduto prima di vedere e alla fine il diluvio c'è stato. Quindi quando vi criticano, quando vi giudicano, quando vi dicono che ti sei messo a mangiare, che ti sei messo a fare, che ti sei messo a vendere, credere prima di vedere. Questa è stata la mia grande chance. Quasi 7 anni fa io ho creduto prima di vedere e poi la possibilità, l'opportunità l'ho toccata per mano, ma non ho dato retta a nessuno, raga. Nonostante le grandi paure, nonostante i dubbi, perché c'erano, per me era una cosa nuova, e io sono andata avanti per la mia strada e dopo 7 anni con cadute, risalite, cadute, risalite, continuo ad essere qui. E adesso abbiamo dei grandi, grandi obiettivi davanti. E non ci hai parlato, Settimi, del... Di cosa? Del... Ci sta a novembre... Che c'è a novembre? Il Black Friday. Buongiorno, c'è un uomo qui che mi sta dicendo. Quello che ti sta dicendo. Ci sta il Black Friday, raga. Inizierà. Ho già postato qualcosa, domani sapremo tutto. Io so già tutto, ovviamente, ma non ve lo dico. Sono 2 prodotti con 2 sconti differenti, non sono kit, quindi faremo dei kit per promuoverli. Durano sì e no 10 giorni. Lilli lo, solo Lilli lo sa perché ha detto ai kit. Lilli, dopo no. Ti chiamo. No, no, è fidatissima, vedi che non ha detto a nessuno, brava Lilli. Considera, c'ha EPAC lei. E quindi prepareremo i kit, tranquille. Intanto iniziamo già a dirlo, la gente, che gli dico? Io ho detto, dico, guarda, domani lo dico, mi fai aspettare fino a domani? Oh, mi hai fatto aspettare un anno prima di dirmi di sì e di no? Ah, oh, per aspetti un giorno, per dire quello che dico io fuori. Amore, te lo dico domani. Poi il lavoro è bello perché tu puoi sfogarti. Tu vatti a fare i capelli da una, fai i capelli, fai la parrucchiera, mica gli puoi tirare i capelli, mica gli puoi dire vaffanculo. Al telefono puoi dire quello che vuoi, poi tesoro, puoi scrivere tutto quello che vuoi. Quindi, cioè, ti sfoghi, non trattieni, anche perché ti viene la cellulite se trattieni, e poi così, felice. Dopo si creerà rapporto, tutto. E poi più avanti glielo direte, come l'altro giorno ho detto, ma avete fatto tirare un collo così, va a tutte, lo chiamate tutte per nome. Prima però io non gli ho detto mai niente, sempre carina, coccolosa, delicata. È il lavoro più bello del mondo, perché anche per i bipolari. Per i bipolari è top questo lavoro. Che c'è? Certo che c'è Erika, mi stava a suggerire prima. Te devo pagare. Erika, devi pagare, ha detto Agram. Non so che cosa, ma devi pagare. Erika non gli dà retta. Erika, toccalo dai soldi. E poi per le ragazze abbiamo detto facciamo una Zoom domani e la diretta. Faremo delle Zoom di team con la vostra app per le qualifiche, quindi lo faremo insieme.
voglio fare questo grande cartellone, ogni qualifica rifatta andrà fatta sulla nostra pagina, successo, successo, i successi del nostro team. Qualcuno sta ancora aspettando, non so che cosa, la caramella ancora. Quindi poi il fatto è, sì, ci diranno il bibidone, tutte queste cose, raga, è normale. Io ormai le prevedo e le stravedo. Quando voi arriverete a prevederle e non vi tocca più, avete vinto. Perché nella vita non c'è maggior successo di fregarsene di quello che pensano gli altri. Gli altri non stanno nelle nostre scarpe, gli altri non vivono la nostra vita, gli altri, e diciamo sempre quello, non guardare ciò che dico, ma guarda le mie scarpe, guarda ciò che faccio. Perché se tante cose sai di me, si vede che mi segui. Chi era quella lì che mi diceva dei filtri? Che dopo gli ha risposto Alina, pure Rita. Se la vita felice è stare al cellulare, perché tu da dove mi guardi? Ovviamente io non gli rispondo così. Mi faccio forte di questo e che cosa gli ho risposto? Cioè, io cerco di dare opportunità alle donne, cerco di fare star bene le donne, cerco di farle sorridere. Amore, la mia vita è in un cellulare perché ho deciso di lavorare online. C'è chi si fa usare e chi usa il cellulare per lavorare. Ok? Nello, tutto bello. Vabbè, fortunatamente adesso Nello non c'è più, anche perché che c'ha da dire Nello? Non paga manco Nello. Sta a casa tua Nello, che a noi ci pagano doppio. Detto questo, mamma mia. E la cosa più bella, raga, ecco perché sta così, il tempo paga, il tempo parla. Voi state, non vi incazzate, raga, state così, tipo il karma, perché tanto ci avete sempre ragione. Con Just Plus state dentro una botte di ferro, assolutamente. Non c'è azienda migliore. Paga le più alte commissioni. Quando mi no, guarda che se vieni da noi guadagni il 50%. Sì, però devi comprare i prodotti tutti i mesi, i tuoi. Perché il network è autoconsumo e Just Plus l'autoconsumo non c'è. Quante ve ne diranno? Per portare le sirene, no? Le famose sirene di Ulisse, tipo quelle che stava, quella musica che stava all'aeroporto di Parigi. Ogni tanto, oh mamma mia, dico che sei inquietante! Mamma mia, non mi fa vedere, prego. Le sirene verranno tante, ma noi, cioè, guarda, gli cicchiamo la polizia. Voi chiamate sempre noi all'arembaggio. Noi siamo hooligans di Just Plus e vogliamo un team hooligan di Just Plus. Quando ragazze poi vedete che quella ragazza vuole ma non riesce, affidatevi sempre alla vostra app. Parlate di lei in maniera meravigliosa. Ti faccio parlare con questa donna, ha cambiato la mia vita, lei ha avuto successo, sono sicura che ti darà quella spinta, risponderà a tutti i tuoi dubbi, ti darà delle emozioni immense. Guarda, non c'ha tanto tempo perché è veramente impegnata, però te la voglio far conoscere. Cioè, quando glielo presentate così, che va a parlare così e non risponde? Penso proprio di no. Certo, dici qua, ti faccio parlare con Sara. Vabbè, chi cazzo è Sara? Questo che è capito, ma... Cioè, più edificate le persone, meno dovete lavorare e più andate in successo. Questa attività bella è parlare delle persone. Le storie nel gruppo attività le dovete conoscere tutte. Vi viene una parrucchiera, la taggate su una che non è più parrucchiera? Vi viene un'imprenditrice, la taggate su di noi? Dovete conoscere le storie per taggarle. Così nel gruppo prima e dopo c'è una che ha questi problemi, ci starà la storia. Ecco perché dovete raccontare la vostra storia, non dovete stancarvi di raccontare la vostra storia. E dovete farli post, appunto, post in attività non ha fatti nessuno, manco le app, post nel gruppo prima e dopo, raga, sono quelli che vincono. Oggi la ragazza di Giorgia ha detto, io continuo a vedere queste storie, voglio iniziare, ma anch'io ho iniziato dal gruppo. Anch'io, voi da perché avete iniziato? Cioè, bam! Per questo. Poi, dopodomani vi dico come sfruttare anche vostro marito. Per altre cose. Io sto aspettando che venga portato. Ok.
Detto questo, Paolo, ho dimenticato, vabbè, c'è ovviamente solo per questo mese, penso che il prossimo non ci sarà più il cashback, quindi voglio che ve ne approfittate. C'avevamo l'obiettivo di 101, ne abbiamo sponsorizzati 48, solo per dirvi questo. Siamo 121, quindi significa che non tutti ancora hanno invitato una persona in attività e non va bene, non va bene, perché qual è il nostro lavoro? Un cliente, due clienti e fare team. Se ci stai lavorando e stai costruendo, va benissimo, raccoglierai. Se te fermi, non anzi, se ti fermi, raccoglierà qualcun altro per te, grazie del lavoro che hai fatto per noi. Te va bene così? Penso proprio di no. Quindi, o vi state impegnando per voi, o cambiate subito idea, perché sennò state a lavorare per noi. Perché tutto quello che fate rimane a noi. Avete già parlato di Juice Plus, quando non lo farai più tu, lo farà qualcuno. Quante persone mi dicono, so, ho scritto alla mia ragazza, non fa più Juice Plus. Vieni, ho scritto, vieni, che devo fare? Dai, smettila. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio come sempre, devo parlare solo 10 minuti, ho preso tutto il tempo per me, evviva. La cosa più importante è la vostra mentalità, il vostro credo. Non so in quale parte del ponte voi siate, se siete ancora loser, se state in mezzo, se la gente ancora vi tira dietro, se state al successo, questo non lo so. Ma tanto quel ponte lo dovrete barcare 1 miliardo di volte. Ma più lo barcate e più questo credo viene dentro. Non c'è niente di meglio di Juice Plus. Se voi vi ricordate sempre questo, in ogni situazione, in ogni momento, voi vi salvate. Non c'è niente di meglio di Juice Plus. E sono onorata, fortunata, felice di aver incontrato Juice Plus. E tutto quello che realizzerò dipende da me. Non dipende dagli altri, non dipende dai no. Dipende da quanto voi riuscirete a convincere quel no che diventerà sì. Dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 7 anni, ci sono persone che mi scrivono che la prima chat l'ho fatta nel 2014. Ti seguo, ti ricordi di me? Sì, ciao, me lo ricordo, sei te. Questo è quanto. Ecco perché non dovete cancellare le chat. Grazie davvero. Buona giornata, buona sì, buona giornata. Buona serata. Ragazzi, sono stanca, ho già fatto un'altra Zoom. Evviva. Siamo a metà mese, ci abbiamo ancora tutto il mese, ci abbiamo un sacco di cose da fare. A fine mese saremo in Puglia, non so dove. Non so dove. Se volete organizzare degli eventi, io vengo senza nessun tipo di problema. Mi fa molto piacere parlare con le persone. Mi fa molto piacere fare offline ora, che prima non l'ho mai fatto. Voi organizzate, noi veniamo, ci muoviamo. Abbiamo fatto il camper Strano Amore, il camper Juice Plus. Raimondo aveva fatto il camper Juice Plus. Avremo tra poco la Zoom con Ernesto, voglio fare una Zoom con Raimondo che è il nostro upline e capirete che cosa significa essere upline, parlare delle proprie persone in una maniera meravigliosa. Io lo adoro ogni volta che parla di me, non mi conosce e ci siamo conosciuti poi, io rimango sempre a bocca aperta per quello che dice di me ed è questo che dobbiamo duplicare. Vogliatevi bene e volete bene alle persone. Il resto è fatica e impegno. Ciao raga, a domani, a dopodomani e viva la Settimi. Ciao, buonanotte. No, aspetta che devo spegnere la registrazione.